Benvenuti in questo video, andiamo a vedere tutti i dettagli per quanto riguarda la sfida tra Fenerbahce e Verovolley Milano che si terrà oggi 19 marzo alle ore 18 in Turchia, valevole per le semifinali di CEV Champions League. Pallavolo in diretta. Oggi martedì 19 marzo alle ore 18 c'è l'attesissima sfida tra Fenerbahce Istanbul e Verovolley Milano, valida per il ritorno delle semifinali della CEV Champions League di volley femminile 2023-2024. La squadra meneghina si trova di fronte alla potenza turca, al Buran Felek Salun, pronta a giocarsi l'ultima carta per raggiungere la finale. Dopo la vittoria per 3-0 nella partita di andata, le rosa-blu devono stringere i denti e conquistare almeno due set per consolidare il loro vantaggio. Se invece il Fenerbahce riuscirà a vincere almeno tre set, si andrà quindi al Golden Set, dove si deciderà tutto per quanto riguarda la finale della CEV Champions League. Paolo Egonu guiderà l'attacco del sestetto lombardo, affiancato da Raffaella Folì, Miriam Silla e Elena Kazu. Tuttavia, la squadra potrebbe dover fare a meno della palleggiatrice Alessia Orro, infortunatosi sabato sera in campionato. Nel frattempo, però, Orro ha svolto una parte dell'allenamento ad Istanbul ieri sera, offrendo una nota positiva in vista della partita che risulta cruciale per il futuro di Verovolley. Ma andiamo a vedere dove sarà trasmessa la sfida. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e su diversi siti andrà in live testuale quello che è tutto il racconto del match. Se però volete vedere la partita in diretta in maniera gratuita, io vi invito a cliccare nei link in descrizione e ad iscrivervi ai siti di scommesse che vi garantiranno quindi, dopo aver effettuato un piccolo deposito che potrete prelevare quando vorrete, di vedere tutta la partita in diretta e completamente in maniera gratuita. Ricordiamo inoltre che gli spettatori italiani dovranno tenere presente che gli orari sono 2 ore avanti rispetto a Istanbul, quindi ad Istanbul la partita si svolgerà alle 20, mentre alle 18 sarà l'orario per quanto riguarda l'Italia. Non perdetevi, insomma, questo emozionante incontro che deciderà il futuro della competizione europea più prestigiosa di pallavolo femminile. E nonostante le disparità che abbiamo in Italia, ricordatevi di tifare sempre le squadre italiane. Quindi avanti Verovolley e vediamo di portare la prima squadra in finale. Ciao ciao.